vado a terminare il giro per finire di attaccare la fodera al fondo, chiudo con un punto bassissimo sulla maglia d'inizio e continuo lavorando due giri di punti bassi. Lavoro un punto catenella e un punto basso nel primo punto alto disponibile e continuo per tutti e due i giri. Con un colore quasi simile a quello che abbiamo usato per lavorare il laterale, andremo a fissare ora la fodera al fondo in questione. Partite da un punto qualsiasi, vado a fissare il filo, vedete, sotto la maglia bassa dell'ultimo giro e continuo con dei piccoli punti fissando anche la fodera. Ora potete vedere il colore uguale, quindi dal lato dritto non si noterà niente. La cucitura la dovete fare sotto il punto basso perché poi riprenderemo la nostra lavorazione sulla parte superiore del punto, per cui ci serve libero, vedete? Quando arrivate alla cerniera, nell'andare a cucire, dovrete fare attenzione a non coprire i dentini, né dalla parte del davanti e né dalla parte dietro, altrimenti la cerniera non si chiude. Intanto io continuo con la mia cucitura. In questo modo, vedete? Entro dalla parte del davanti, sotto il punto basso, ed esco dall'altro lato per poi fare un piccolissimo punto e riuscire di nuovo sempre sotto il punto basso. Se occorre, aggiustatevi mano a mano la fodera, di modo che non vada fuori posto. Vedete che i piccoli punti che stiamo facendo si notano appena e abbiamo libera la parte superiore del punto che ci servirà per la ripresa del lavoro. Quando arrivate alla cerniera, fate attenzione, specialmente nella parte interna, a non coprire i dentini nel mentre andate a cucire la fodera, altrimenti avrete problemi con l'apertura e la chiusura della cerniera. Ho terminato, vedete, il giro di preparazione per chiudere la fodera con la parte superiore e ho lavorato anche un giro di punti bassi. Adesso andiamo ad assemblare il coperchio con la base della borsa che abbiamo preparato in precedenza. Ci andiamo ad aiutare con degli spillini. E partiamo qui da dove abbiamo la codina della cerniera e dove abbiamo la chiusura dei giri lavorati all'uncinetto. Vedete voi come più vi è comodo e in che modo volete appuntare il coperchio alla borsa. Io lo faccio semplicemente in questo modo.
mettendo il pezzo superiore a filo della cerniera e facendo combaciare la chiusura dei giri del coperchio con la chiusura dei giri del laterale. Vado ad appuntare con degli spillini e poi darò un filo di imbastitura. Metto prima la parte della cerniera e poi il laterale. Nel caso in cui ci fosse un poco di lentezza, l'andiamo a distribuire tutta intorno alla circonferenza. Quando appuntate il coperchio alla cerniera, ricordatevi di stare a filo con i dentini, altrimenti nell'aprire e chiudere la borsa rischiamo di bloccare il filo nella cerniera. Ecco qua, messo la parte della cerniera, adesso andiamo a mettere gli spillini tutto intorno. Io faccio in questo modo, divido giusto a metà e metto il mio spillino da quest'altra parte. Prendendo anche la stoffa, lo metto, vedete, giusto a metà dei giri di maglia bassa, sia su nel laterale che il coperchio. E adesso mi vado a distribuire tutto il resto intorno alle due metà che ho diviso esattamente al centro. In questo modo è più facile nel caso ci fossero lentezze. La cerniera, la parte superiore, la andremo a cucire a mano, come abbiamo fatto per il sotto, con dei punti molto stretti alla base del primo giro di punti bassi, mentre la parte centrale del coperchio, oltre la cerniera, lo andremo ad agganciare con l'uncinetto con dei punti bassissimi, che poi vi farò vedere come. Io faccio anche dall'altro lato e continuiamo dopo assieme. Ho messo gli spillini tutto intorno e adesso andiamo a cucire la cerniera. Io parto dalla fine, cioè da dove si ferma il cursore, vedete? Perché mi è più comodo avere il dritto fronte a me. Con dei punti stretti andremo a cucire qui, vedete, alla base delle catenelle laddove entreremmo se dovessimo lavorare con l'uncinetto. Mi sono agganciata alla cerniera. E prendendo uno o due punti massimo alla volta, vado a cucire la cerniera e il coperchio. Vedete che
Io entro come se stessi lavorando con l'uncinetto alla base, all'altezza delle due catenelle che chiudono la maglia bassa. Sistematevi il laterale stando a filo con la cerniera. Si impiccia il filo negli spillini, cerchiamo di tenere, vedete, la parte alta delle maglie basse a filo con i dentini della cerniera e andiamo a cucire, come vi dicevo, con dei punti stretti. Come se fosse una sorta di imbastitura. Se voi prendete uno o due punti alla volta, la cucitura sarà molto regolare. Io continuo e poi andiamo a terminare con il giro di maglie bassissime tutto intorno. Una volta che abbiamo cucita tutta la cerniera, andiamo a riprendere la nostra lavorazione e chiudiamo i due pezzi con un punto bassissimo. Vedete che io non avevo staccato il filo, quindi entro nella prima maglia del pezzo del retro. Mi aggancio con un punto bassissimo e inizio la mia lavorazione di chiusura. Una catenella, entro nella maglia successiva del pezzo davanti, prendo la corrispondente dietro e chiudo con un punto bassissimo. Una catenella, entro nel punto successivo, prendo quello dietro corrispondente e chiudo con un punto bassissimo. E continuo lavorando in questo modo tutta la chiusura dei due pezzi, facendo attenzione a non saltare nessun punto. Una catenella, entro nel punto successivo, vado in quello corrispondente dietro, estraggo e chiudo con un punto bassissimo. Una catenella e continuo. Cercando di portare sotto, vedete, la coda della cerniera che abbiamo cucito. Ecco qua. E chiudo. Una catenella. Entro nel punto successivo, prendo quello dietro corrispondente e chiudo con un punto bassissimo. È un lavoro, un poco di pazienza, però vedrete che il risultato è più che soddisfacente. Una catenella e chiudo con un punto bassissimo, prendendo tutte e due le parti. Ho terminato tutto il giro di maglia bassa, separato da una catenella per chiudere i due cerchi. Sono arrivate, vedete, dall'altra parte del giro dove la chiusura si chiude, vado a fare qualche punto di maglia bassissima nei punti seguenti e poi andrò a tagliare il filo per andare a lavorare. Ho terminato di lavorare tutto il giro di chiusura dei due dischi, sono arrivata esattamente dove la cerniera si chiude.
Ho proseguito lavorando qualche punto di maglia bassissima sui 2-3 punti seguenti e vado a tagliare il filo per poterlo fissare. Mi andrò a riagganciare a uno dei laterali per andare a lavorare la tracollina. Per andare a lavorare la tracollina ci andiamo a riagganciare sulle maglie di chiusura dei giri del laterale. Partiremo dalla base del punto puff, vedete che l'apertura della cerniera io ce l'ho verso destra. Partirò da qui e con dei punti bassi arriverò dall'altra parte. Io per mia comodità piego il lavoro, entro alla base del punto puff, vedete, e mi vado a riagganciare con un punto bassissimo. In questo modo rientro di nuovo nel punto passando attraverso la maglia. In questo modo entro da un lato ed esco dall'altro. Vado a lavorare due punti in ogni riga, quindi qua mi sono agganciata, rientro, riestraggo e lavoro il secondo punto basso e passo al punto successivo. Entro, vedete? Io lavoro intorno alle catenelle di chiusura del giro, estraggo il filo e lavoro un punto basso. Rientro di nuovo e lavoro il secondo e passo a quello successivo. Entro, estraggo e lavoro il punto 1 e 2, fino ad arrivare alla base dell'altro punto puff che ho da quest'altra parte. Ecco qui, e abbiamo la nostra base di partenza per lavorare la tracollina in giri di andata e ritorno. La lavoreremo per la lunghezza che abbiamo stabilito e arrivati da quest'altra parte ci andremo a riagganciare esattamente sui giri centrali tra un punto puff e l'altro. Io lo farò un poco più sotto al cursore. Quindi abbiamo lavorato il nostro giro di aggancio, voltiamo il lavoro e facciamo il giro di ritorno. Lo vado a lavorare con dei punti bassi, così la tracollina sarà più consistente. Lavoro la prima maglia sostituita da una catenella, entro nel punto successivo e lavoro il punto basso. Contatevi i punti che avete messo per la tracollina e quelle dovranno essere fino alla fine. Da che mi sono riattaccata, io ho montato 10 punti nella parte centrale, sono capitati 10 punti. Ho lavorato in giri di andata e ritorno a maglia bassa per una ventina di giri e ho inserito il punto puff che richiama il motivo del laterale, andando a lavorare alternando un giro in cui ho inserito due punti puff in base ai punti che avevo e un giro pieno di maglia alta. La mia sequenza è su 10 punti, 3 catenelle per la prima maglia alta, una catenella per lo spazio, carico il filo, salto un punto e su quello successivo vado a fare un punto puff. 1 2 a 3 gettati, chiudo, e do una catenella di spazio, carico il filo, salto il punto successivo e vado a lavorare due punti alti nei due punti centrali, una catenella, carico il filo, salto il punto successivo e in quello dopo vado a lavorare il punto puff. Una catenella, salto il punto successivo e termino con un punto alto sulle catenelle finali o iniziali. E continuo lavorando questa sequenza alternando
il giro con punto puff e il giro pieno. Arrivata all'altro lato, andrò a lavorare gli stessi centimetri a maglia bassa prima di andare a riattaccare e chiudere l'altra collina. Per il giro a punto pieno andiamo a recuperare tutti i punti che abbiamo montato. I miei, vi ricordo che sono 10, quindi inizio con le 3 catenelle, carico il filo, entro nello spazio e lavoro un punto alto, un punto alto sul punto puff, uno nello spazio, due sui due punti centrali. Uno nello spazio, uno sul punto puff, uno nello spazio e l'ultimo sulle catenelle che chiudono il giro sottostante. E ho recuperato tutti e 10 i miei punti per andare a lavorare la sequenza successiva. Questo è il risultato finale di tutta la nostra lavorazione riciclando stoffa e cotone avanzato. Lascio a voi la libertà di aggiungere accessori o decorazioni. Io ho messo una piccola coccarda fatta con avanzi di stoffa e un bottoncino in amigurumi, l'interno della tracollina tutta rifinita come l'abbiamo fatta. La coccardina l'ho aggiunta al cursore della cerniera per facilitarne l'apertura. Questa è la tracolla che ho lavorato alternando le due sequenze di punti. Questa spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like. Io vi aspetto per i prossimi video.